Tante belle cose, cari telespettatori di Telesveva, benvenuti a questa nuova puntata. Oggi abbiamo un ospite particolare, gradito amico, nonché figlio del principale di Telesveva, della nostra redazione. Benvenuto, benvenuto Francesco. Michele, come ti trovi? Benvenuto, lo dico io. Come ti trovi in questa postazione? A disagio, va bene. Do qualche cenno biografico per quei pochissimi che non ti conoscessero. 35 anni, caporedattore appunto della testata di Telesveva. Da quanti anni sei impegnato in questa attività? Lo diciamo subito. In questa attività da 12 anni, uh-huh. 10 anni esatti quest'anno a Telesveva. Benissimo, come ti trovi con la redazione? Benissimo, come sono benissimo. I rapporti tra colleghi? Fantastici. Io direi, intanto vorrei sapere che cosa mi porta. Oggi una lettura misteriosa, perché non hai voluto dare dei cenni, mi hai detto che era una sorpresa. Che cosa porterai oggi allora per i nostri amici? Leggo qui, mi sembra un monologo, un dialogo innanzitutto. Un monologo. Uh-huh. Tratto da un film, mi hai detto. Sì, il film è The Big Kahuna, un film del 1999, un film tratto da un libro, Kevin Spacey, a questo... Uh-huh. I diritti di questo libro per trasformarlo in un film per il cinema. Ci sono cinema. Alcuni personaggi rinchiusi in una camera, se non ho capito. Sì, si svolge, diciamo che non è un film particolarmente, diciamo, si svolge tutto in una stanza, è abbastanza noioso, come piace a me. I protagonisti c'è sono Danny DeVito anche. Tra gli altri Kevin Spacey e Danny DeVito, e questo monologo finale nel film è letto da Danny DeVito. Va bene, quindi siamo nella parte finale del monologo, quindi. Esattamente sui titoli di coda che avviene questo monologo che sostanzialmente un vademecum per la felicità. The Big Kahuna è nel film è il grande colpo, quello che questi tre commessi viaggiatori cercano di realizzare piazzare, sì. In questo albergo dove hanno degli incontri di lavoro. Però Kahuna è anche nella lingua hawaiana, credo, non ho fatto in tempo a ripetere perché mi hai chiamato all'ultimo. Kahuna è anche il saggio del villaggio, quindi diciamo una persona che si può permettere di dare consigli. E questo è un vademecum per la felicità, diciamo, tanti consigli utili per realizzare. Io farei partire la clessidra come faccio con tutti gli altri ospiti. Buona lettura allora, Michele. Grazie. Prego. Goditi potere e bellezza della tua gioventù. Non ci pensare. Il potere di bellezza di gioventù lo capirai solo una volta appassite, ma credimi, tra 20 anni guarderai quelle tue vecchie foto e in un modo che non puoi immaginare adesso. Quante possibilità avevi di fronte e che aspetto magnifico avevi. Non eri per niente grasso come ti sembrava. Non preoccuparti del futuro, oppure preoccupati, ma sapendo che questo ti aiuta quanto masticare un chewing per risolvere un'equazione algebrica. I veri problemi della vita saranno sicuramente cose che non ti erano mai passate per la mente, di quelle che ti pigliano di sorpresa alle 4 di un pigro martedì pomeriggio. Fa una cosa ogni giorno che sei spaventato. Canta. Non essere crudele col cuore degli altri, non tollerare la gente che è crudele col tuo. Ricorda i complimenti che ricevi, scordati gli insulti. Se ci riesci veramente, dimmi come si fa. Conserva tutte le vecchie lettere d'amore, butta i vecchi estratti conto. Rilassati. Non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi fare della tua vita. Le persone più interessanti che conosco a 22 anni non sapevano che fare della loro vita. I quarantenni più interessanti che conosco ancora non lo sanno. Prendi molto calcio, sii gentile con le tue ginocchia, quando saranno partite ti mancheranno. Forse ti sposerai o forse no, forse avrai figli o forse no, forse divorzierai a 40 anni, forse ballerai con lei al 75° anniversario di matrimonio. Comunque vada, non congratularti troppo con te stesso, ma non rimproverarti neanche. Le tue scelte sono scommesse come quelle di chiunque altro. Goditi il tuo corpo, usalo in tutti i modi che puoi, senza paura e senza temere quel che pensa la gente, è il più grande strumento che potrai mai avere. Balla,
anche se il solo posto che hai per farlo è il tuo soggiorno. Leggi le istruzioni, anche se poi non le seguirai. Non leggere le riviste di bellezza, ti faranno solo sentire orrendo. Cerca di conoscere i tuoi genitori, non puoi sapere quando se ne andranno per sempre. Tratta bene i tuoi fratelli, sono il miglior legame con il passato e quelli che più probabilmente avranno cura di te in futuro. Renditi conto che gli amici vanno e vengono, ma alcuni, i più preziosi, rimarranno. Datti da fare per colmare le distanze geografiche e gli stili di vita, perché più diventi vecchio, più hai bisogno delle persone che conoscevi da giovane. Non fare pasticci coi capelli, sennò quando avrai 40 anni sembreranno quelli di un 85enne. Sii cauto nell'accettare consigli, ma sii paziente con chi li dispensa. I consigli sono una forma di nostalgia. Dispensarli è un modo di ripescare il passato dal dimenticatoio, ripulirlo, passare la vernice sulle parti più brutte e riciclarlo per più di quel che valga. Ma accetta il consiglio per questa volta. Bravissimo, spedito. Hai anche ammiccato la telecamera, hai giocato un po' sporco, devo dire. Potevo fare di più, mi sono contento. Risponderò con un pezzo da 90. Senti Michele, chiediamo a tutti gli ospiti, quindi anche a te, la motivazione di questa scelta. Se c'è una motivazione poi in realtà. Non c'è una motivazione particolare, precisa. Ovviamente diciamo, mi sembra un testo che va bene per qualunque stagione. Poi in realtà... quando ho pensato a questo testo, ho pensato anche che fosse un po' scontato. In realtà poi mi sono accorto che non lo conoscono in molti. No, no, infatti. No, no, carino, carino come facciamo testo. Questo. Io intanto ti ringrazio per la tua disponibilità non scontata. Grazie. Concludiamo con tutti gli ospiti, dopo aver tirato la foto che ti appartiene naturalmente. Tante belle cose allora. Tante belle cose. Alla prossima, ciao Michele, grazie a te.